Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Fallout Shelter. Ok ragazzi, come ho promesso, vi farò vedere fino ai 100 abitanti. Pensavo di farne di più di questo video, però ragazzi, mi sa che oggi è l'ultima serie di Fallout Shelter perché ho superato i 100 abitanti. Come avevo detto nello scorso video, quando supererò i 100 abitanti, finirò il gioco perché è ripetitivo alla fine. Però vi farò vedere in quest'ultimo video cosa ho fatto. Allora, come vedete, prenderemo bella energia. Poi vi spiego cosa ho fatto, eh. Aumentiamo di livello a chi ne aumenta. Quello che... Oh, non scappare, non scappare. Lascia qui, ok. Allora, aumenteremo le abilità. Stanno facendo la palestra, ragazzi, qua prendiamo i livelli, aumentiamo, no, prendiamo, livelliamoli. Questo qua livelliamo pure. I bambini in giro nel frattempo, livelliamo anche questi qua. Ok, allora ragazzi, come vedete la mia vault è cresciuta moltissimo rispetto all'ultimo video che ho fatto. Ho praticamente rinforzato quasi tutte le stanze. Allora, la porta vault ce l'ho a massimo e ho messo due persone qui fisse con un'armatura abbastanza potente, lanciafiamme pressurizzato che ha 15-19 di danno e un giubbotto vestito da serpente del tunnel che è raro. L'ho preso da come si chiama delle carte speciali che si ottengono qui, come questo qua. Poi l'altro invece ha questa pistolina qui, fucile laser modificato che ha 12-14 di danno, che non è niente male. Poi ragazzi, ho due stanze di livello massimo. Nel frattempo prendiamo le risorse. Ok, poi ho due laboratori sia per l'antidoto sia per l'energia, dare un po' di energia. Poi ragazzi, come vedete, ho comprato, cioè ho creato questa stanza studio radio che praticamente richiama le persone, gli abitanti, per aumentare gli abitanti. Poi ho comprato, cioè ho costruito questo qua, reattore nucleare, che dà sempre energia elettrica ed mi è costato parecchi soldi ragazzi. Secondo me produce più energia rispetto a questa qua, stazione energetica. Poi ho, come vedete, ho messo parecchie palestre tipo della classe, della sala giochi, della sala atletica per aumentare l'agilità, l'intelligenza, l'armeria, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ho messo parecchi magazzini perché quando mando le persone a esplorare fuori dalla contaminazione, mi porta parecchi oggetti molto molto interessanti, sia i vestiti sia le armi. Che ragazzi, tutti i miei abitanti hanno vestiti e hanno armi. Come vedete nel deposito, questo ve lo faccio vedere, ha anche parecchi ancora vestiti e armi. E certi li ho anche venduti perché ne avevo così tanti. Poi ho messo anche il bar qui per aumentare la carisma. E poi ho messo un altro laboratorio per l'antidoto. Come vedete ragazzi, la maggior parte degli abitanti sono un po' di cattivo umore. Perché? Perché li ho lasciati crepare, sia senza energia, sia senza mangiare, sia senza... Come lo sono dimenticato acceso, quindi l'ho lasciato così. Allora, a questa qua invece diamo un bel fucile. Ok, perfetto. E come vedete ragazzi, niente, questa è la mia nuova vault. Gli abitanti sono la maggior parte felici. È molto equilibrato, non manca niente. E penso di fare... Ah, come vedete ho fatto questa qua, la macchina di Nuka Cola, che sarebbe l'ultima. Adesso andremo a vedere insieme, che ho sbloccato questa qua dopo 100 abitanti. E come vedete ragazzi, costa sui 3.000. Adesso ho 5.000 perché già ne ho 3. Però costa un bel botto, ma alla fine fa sia acqua e cibo, che è molto molto essenziale. E come vedete, è costituzione, non serviva, adesso servirà nella macchina Nuka Cola. E questo è molto buono. Poi farò il purificatore d'acqua e poi ragazzi, per il resto è sempre le stesse cose. E questo ragazzi, poi per il resto non è cambiato tanto. Lì gli abitanti sono a livello massimo.
La mia valuta è così, preimpostata, spero che vi piaccia. Niente ragazzi, come vedete qui ci sono gli abitanti 108. La mia valuta ormai è finita qui, abbiamo raggiunto i 108 abitanti. E spero che il video vi sia piaciuto. Se avete delle domande da farmi, scrivetemi sotto nei commenti. E noi ci vediamo nei prossimi video con altri duelli online su Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Ok ragazzi, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio dal vostro Spydrock. Ciao ciao!